poi un piano del traffico non è mai stato fatto, quindi uno studio sulla viabilità in realtà non è mai stato fatto, perché un senso di marcia via Vittorio Emanuele deve essere a salire e via Veronica o via Umberto solo a scendere, ecco, un serio studio non è stato fatto, tant'è che ci sono dei punti di criticità, se parliamo di via Umberto e via Nicola Maugeri all'incrocio di scendere all'incrocio Cievo, di parcheggi, di possibilità di, come dire, di venire in centro in maniera serena e poter parcheggiare, perché abbiamo un centro storico che è nato quando le macchine non c'erano. Nel Settecento si andava, quando è nato un paese, si andava a cavallo e col carretto. Oggi le esigenze del mondo è cambiato, quindi però le strade sono belle. L'interno, Zelenti, così non spendiamo soldi, prendiamo l'interno. Il problema è che per ogni posto di concorso interno messo a bando ce ne deve essere per la stessa categoria un altro posto. Per vigile urbano, stavamo facendo l'esempio, uno può essere interno, l'altro deve essere esterno. Quindi si accetteranno da chiaramente siamo in un quadro normativo particolare per le macchine. Di riqualificazione. Sì, ma sono gli stipendi. Unità già inserite in organico in una mansione superiore. Certo, e questo è il paio. Così il comune non ha un ulteriore aggravio di spese. Prende le persone che non fanno niente, oppure tutti quelli di buona volontà che si vorranno presentare a questo concorso, e chiaramente andremo a livellare senza spendere. Perché al momento può essere incrementato tramite con la possibilità degli ausiliari del traffico. Ci sono molti. Io penso di no. Non è la stessa cosa. Perché, non c'è dubbio, non è la stessa sì, cosa. Perché attenzione.